Chi è? Buongiorno. Salve, porca miseria. Che palle oggi. Come godo. Ma vaffanculo, va. Come godo. Dici troppe parolacce, lo sai, sei volgare. Sto diventando... Allora, sto godendo come un pazzo. Io no. Perché Igli Vannucci, Vannucci, perché ora sono diventato Vannucci. Da Igli a Vannucci. A Vannucci ha lasciato il giubbottino con praticamente la vita del pescatore dentro. Oggi posso fare il cameraman e basta. Ah, oggi mi tocca darti tutta la roba, solitamente sono io. Però... Igli ce l'ha un sughero da 1,5 grammi. Guarda che Igli portato. Ce l'hai? Ti ho portato un gadget. Ah. Che avevi perso nel cerchio. Che avevo lasciato nel cerchio. Sono andato a pescarlo di nuovo. Che meraviglia. L'hai pescato nel cerchio, il mio questo. No, era dei bambini dei... Siccome stavo preparando le rovine del camp, che vi ricordiamo poi. Sarà il caso di iscriversi al 331-7726730 dal 7 luglio al 13. Oh, vai. A Fiumalbo. A Fiumalbo, calcio, pesca e rock and roll. E tennis, ok. Bene, però ora si va a pescare, posto bello, ve lo faremo vedere. Posto molto bello, sì. E niente, non c'ho la roba, guarda, mi sento, mi manca qualcosa. Ma lo sapevo, lo sentivo oggi, lo sentivo. Che palle. Andiamo. Vedo che qui forse c'è passato il fiume. Dici che sia fiume? C'era il giardino una volta, vedi una panchina lì, qui il fiume. Il Bisenzio era abbastanza arrabbiato. Sì, questo è fiume, sì. Qui ha fatto danno il fiume. Ora c'è da valutare questo posto, che se ti ricordi ci siamo stati col Melani. Lo sai che Melani non va più a pescare, no. Quel bucaiolo, salutiamolo. Ciao Claudio. Vieni a pescare con noi, ci manchi il vermone. Però ascolta. Però grazie a lui anche la roba di Amazon parte veloce. Sì. E in più comunque ci ha permesso di conoscere questo posto, questo spot di pesca, che è uno dei posti a Vaiano, perché siamo a Vaiano, che normalmente non aggiungiamo altro. Quindi a dopo. Ora faccio come Jacopo, cambio il filo. Che Jacopo a ogni pescata cambia il filo. Non faccio come lui perché è quasi un anno e c'ho il filo sul mulinello. Vabbè, imitiamo il campione. Io l'ho cambiato a casa. Vedi? Gianfra, dove l'hai fatto Gianfra? Raccontalo! Ho fatto incazzare la Teresa. L'ha messo nel bidet, ragazzi, ha riempito il bidet e poi ha fatto il lago. Perché a recuperare chiaramente schizzi da tutte le parti e ha preso il cicchetto dalla Tere, che a quest'ora sarà col direttore delle poste. Assolutamente sì. Chi è? Vai, cominciano. La mattina cominciano Amazon, TIM, Telecom, Enel, Gas, e che palle, quante telefonate farà? Ci massacra. Vai, mettiamo il filo nuovo. Un bel fin drill 14.8. Bello oggi senza attrezzatura, è bellissimo. È veramente bello, senza avere il mio gilet, porta fortuna, sarà un casino. Questa l'ho vista fare a Jacopo, guardate un po'. Jacopo lo fu bene? Guarda un po'. Voilà. Tac, imbobinatura perfetta.
Scusi, lei ha un galleggiante da prestarmi? Guardi, si accomodi qua. Qua? Vediamo un po' cosa c'è. Cosa offre la casa? Di tutto c'è lì. Casa Kolmich. Allora, vediamo se... Anche la scatolina Kolmich. Mamma mia, quanto sei rifinito. Allora, 1,5. Vediamo se c'è un 1,5. Guarda quanti ce n'ha. Quale scelgo? Giallo, rosso? Questo è un grammo. Vediamo questo. Questo è un grammo. Eccolo, un grammo rosso. Un grammo e mezzo rosso. Bello questo. Gianfo l'ha messo giallo. E lo metto rosso. Ti piace il mio ordine? No, è molto ordinata, molto... spassosa. Ah, ci sono già gli Scooby-Doo, perfetto. Allora torno dopo per le altre cose. Vada. Lei ha delle torpille? Io sono un amante. Sì. Le ha? In che reparto? Tasca numero? Interno. Interno. Forse dovrebbe essere interno qua. Qua. Forse interno qua. No, qua no. Ho cambiato. Che bel gilet nuovo! Sì! Dopo 2 anni! No, non c'entra! Allora qua. Sono di là! Eccole, eccole qua! Allora metterei uno 0,75 di torpille. Io invece faccio tutta la spallinata. A quanti piombi sei ingollati? Due! Qua. Come fai Iaco? Iaco fa tutta la spallinata. Allora, 1, 2, 3, 4, 5. Non c'ho neanche gli occhiali. Allora ragazzuoli, presentazione della lenza. La canna non me la sono dimenticata per fortuna. Chiaramente la Fiume VR 6000, la solita. Canna spettacolare, grigio, tecnico, stiloso, fantastico. Poi la lenza, la classe ad H-vedano, quindi a meno del 25 come sempre. Ho fatto un bello svolazzone con un pallino nel mezzo, quindi un bello svolazzo di quasi 40 cm, poi una spallinata di pallini da 0,040 fino ad arrivare a una torpillina da 0,75 e come galleggiante un grammo e mezzo con la puntina rossa, che secondo me si vede meglio. Allora, innanzitutto dico una cosa, questa è l'ultima pescata che faccio. Sì, perché la... con la Superior purtroppo la saluto, va fuori produzione, sì, di conseguenza questa... noi influencer, questa è la Superior che io saluto. Chiaramente sarà sempre in commercio finché, certo, morte non ci separi, però non sarà più prodotta. Quindi tenetevela stretta chi ce l'ha. Sì, va tenuta stretta. Allora, sughero, grammo e mezzo. Vai, randellone. Oggi, ragazzi, in Bisenzio un grammo e mezzo è tanta roba. E qua io ho fatto invece quello che fa Jacopo, che mi piace tanto di più. Sono, parto con i pallini del 10, a salire, pallini del 10, a salire, a salire, a salire, come se, la parure. E ho fatto una parure fino al piombino del 6. Buono. Tac, perfetto. Finale lungo, perché sembra ci siano cipini importanti, sì, sembra sospettosi. Ci sia più cavedano che altro, se c'è il barbo meglio. Comunque finalino di 30 cm con filo del 10 a meno del 23. Allora. E andiamo. Eccolo il Monti, ragazzi, guardalo, guardalo come va. Bello, zitto. Perché vanno là sotto, vedi, vanno lontana. Adesso un bel pescione questo, è in tana, questo è in tana, è in tana, è andato già a casa. Probabilmente sanno dove andare. Aspetta. Tra un po' gli suona il campanello.
già sentito prima toccare qualcosa. Secondo me c'è un tronco lì, un albero, un arbusto. Ma c'è. Oppure vanno dentro i sassi. Perché lo sento. Tira forte, tira monti per favore. Tira, non ti fermare. Attenzione. Non è pesce. Forse vanno un attimino contrastati subito. Okay. Perché non vorrei che avessero questo aspetto difensivo repentino. Hai ragione, ma col 10. Col 10 non è male. Ho provato a contrastarlo, ma andavo direttamente lì. Qui sanno abbastanza probabilmente cosa fare. Si è proprio piantato, guarda, non siete neanche galleggianti. Non cede. Ecco, galleggiante lo vedo. Eccolo là, guarda. Praticamente lì. Ma non capisco. Secondo me c'è una pianta lì. C'è una pianta, sì. Perché vedi va su e giù? Sì. È una pianta. Oh, che peccato, a rompere i coglioni. C'è proprio una pianta. E loro sanno perfettamente dove andare, secondo me. Piano. Lo senti? Sì, c'è ancora. Allora vuol dire che si è attaccato sulla lenza madre. Cioè? Perché se prendeva il finale si rompeva subito. Quindi sei sulla lenza madre. Sento, vedi, guarda, vedo il galleggiante si alza. Sì. E sento. Si alza e si abbassa, è proprio una pianta. Tira. È una pianta. È una pianta lungo la passata, non è bellissima. Non è male, perché hai visto com'è andato diretto in un secondo? Subito. Ho provato a contrastarlo, ma. Alzare, si è alzato il galleggiante ancora, no? Non è che magari è il pesce che è così pesante, perché potrebbe anche, vedi come va su e giù il galleggiante. No, ma il pesce c'è ancora, lo sento. O è la corrente che muove la pianta. E beh, non so che fare. Ora di sradicare tutto. Però sta venendo un po', ecco, vedo che c'è un filaccione vicino, ecco. Porca miseria. Sì, sì, si è visto. Ho visto che c'era proprio a fianco tipo una rocca di filo, qualcosa. O è una pianta. Però bene. Molto bene. Sì. Torno alla mia base. Bene. Salve. Vediamo se riusciamo a levarne uno, che Gianfranco ne ha già persi quattro. Vanno contrastati. No, questo secondo me l'ho preso da fuori. Andiamo. Secondo me l'ho preso da fuori. È uguale, tiralo fuori. Sì. Adesso mi è saltato fuori dall'acqua. Senti un mesco d'insola. È per la coda di sicuro. Io quattro non strappo, due. E sarebbe il colmo ora, tirando quattro. Fuori uno per la coda. Ma va bene così, uguale, tiralo fuori. Ma fortunatamente stanno mangiando. Però ci deve essere degli anfratti sotto. Io però invece l'ho persi anche. Secondo me anche perché erano grossi, sì. C'è dei bei pesci. Bravo, guarda me va. E lì sta scodinzolando. No, scodinzola. Che bella canna anche questa. La UR6000. Scodinzola. 20 grammi. Solo per la coda? Come si fa? Porca miseria, ma ci sarà avverso. È il tuo stile. Ma ragazzi, la pannucca ormai è diventata un'arte, davvero. Sono anni ormai. Dove? Più nel mezzo dove le prendevo io? No, ero attaccato. No, un pochino più vicino al muro, però ero davanti a te di un metro, ma l'ho preso per la coda, quindi ti immagini. Ho visto un sussulto sull'amo. E sull'amo, scusate, sul galleggiante. Bella,
dai voi lo stile. Solo questo va giù, forse è scoppiato, sta buttando acquaccia da lì. Dove sei? Prova un po' a recuperare. Pure ci sia l'acqua a fondo. No no, qui ciccio io non ci andrei. Lì ci dovrebbe essere anche poco fondo. Io faccio il giro perché mi sono bello piantato con i piedi nella melma, per non dire altro. L'atto piglia i pesci da fuori, ovviamente. Io ora anche attraversare non si vede nulla, però si spera che l'acqua sia bassa. Vedi, stanno facendo dei lavori. Dove sei? Mamma mia, è enorme, per la pinna. Guardate che culo c'ha quest'uomo. Eccolo, eccolo. Oh. Non ci credo. Guarda qua, sono nella melma. Arrivo. Aiutami. Fermati. Guarda che pesce per la ola. Enorme. Che è un pesce molto importante. Preso. Questo c'ha mezzo chilo di pane. Sì. Preso per la coda, guarda lì. Guarda. Questa è arte. È arte. Questo è culo, è culo. Lo so. Vai, guarda. Perfetto, a meno del 26 in puntina. Ti do anche un bacino perché non giustamente. Da dove andare? Un pesce da 1,7 kg. È che tozzo. Però è grasso. Non è pesce. Vabbè. Dopo quattro strappate doveva dopo uscire per forza così. Strappati dovevi prenderlo te per la coda. Stanno facendo i lavori qui sopra. Guarda le bestie. Bello. E vai. Ah. Così proprio qua, non c'è neanche soddisfazione. No, cioè tanto per darmi uno schiaffo morale. Sì. Bravo, ti ha fatto bene. Grazie, la ringrazio per avermi prestato le sue montature. Certo, tutto, il retino, tutto. Dove sei? Sono passato sopra. Sopra? Sto sopra, andando nella tana. Ragazzi, un attimo. Eccolo, vai! Comunque lì ci deve essere qualcosa. Ci deve essere qualcosa perché come hai strappato quattro pesci, questo probabilmente capitano è risalito proprio nel mezzo dove Gianfranco ha strappato, ci deve essere qualcosa sotto, perché come entrano lì strappano di netto. Quindi vanno fermati prima. Porca miseria. Pesce 8. Un po' strategia perché diventavano leggermente sospettosi. Non mi ha preso. Vorrei fosse una trota ragazzi, dai, una trota. Ma fa la bellina, poi è un affario. Dai, una trota, ragazzi. Guardate bellina.
presa un puntina per fortuna. Buona, stai tranquilla. Ah, si è slamata, si è slamata da sola. Via, non si è voluta far vedere, però per fortuna si è slamata. Figli, che hai fatto? Mi dai la chiave della macchina? Aspetta, ce l'ho, ce l'ho dentro. Che hai fatto? Ho dimenticato lo sponsor a casa, la Brufen. Di modi un? No, lo sponsor è la Brufen. Aspetta, c'ho la schiena, diciamo, un filino a pezzi. Che non mi permette ancora di stare in piedi, no, a fare la passata. E quindi vado in macchina e prendo la roba da feeder. Da feeder. Almeno prendo e mi metto a sedere. Almeno stai comodo e potrebbe essere anche più redditizio. Sì. Te lo auguro. Che ti fai? Ti beial, ti guardi? Sì, mi guardavo se il cappellino era a posto. Sì, ok, perfetto. Ah, no, continuo a pescare. Tu sei Vanessa, ripiglia me invece di ripiglia a te. Ma io vai, io, cioè, e parla, si ripiglia a se. Come si fa? E questo qui proprio dietro. Quello è dietro, sì. Vado. E Gianfranco va. Vado a pigliare il feeder. Vai, ti aspettiamo qua, noi tutti di buonapesca.it. Ciao! Questi ragazzi sono i bachi della scorsa, di 2 settimane fa. Vediamo i pesci e li mandiamo in totale frenesia. C'è il pesce attaccato. Oh, la nuova montatura. Siamo in partita con la nuova montatura. Cerchiamo di contrastarlo per tenerlo qua. Sono riuscito, hai visto? Ora sto pescando leggerissimo. Ho messo un galleggiante 0,30. 0,30. Per lanciare ho bisogno del vento alle spalle. Però, però il risultato. Però per i cavedani lo sai com'è. Un grammo e mezzo è il 12, non è il suo. Diciamo, non è il loro piatto preferito. Finale? Non lo so, perché è la canna che avevo, avevo nel coso. Nel paniere delle canne non so cosa ci sia. Presumo sia un 10. Forse non di più. Presumo, però è una montatura da cavedano, quindi. E credo sia anche un grosso ciprinide, un grosso cavedano. Sì, No, un bel pesce. Stai pescando con la fiume 180, sì, ora. Ho messo la 5 metri ed è una... Mamma, quanto è bello pescare con la 5! C'ho anche l'immodium se vuoi, eh? Sì.
fili grossi. Fili grossi, pesci danno meno. Ma di contrasti di più. Io adesso mi metto a feeder e si sta a vedere. Metterò un finale del 12, eh. Ti parti con un 12. Eccolo! Eccolo! Direi un pesce di notevoli dimensioni. Sì. Oh, guarda, si è slamato qui. No, guarda che culo. Si è slamato ora. Guarda che culo. Ditemi voi se questo non ha culo. Perfetto, si è proprio slamato perfetto. Si è slamato perfettamente. Era tutto calcolato, dai. Cioè, sei vergognoso. Quando si mette così, jumpa. No, no, va bene. Io non l'ho preso. No, ma il pesce non. Bello, Dio buono. O dei pesci! Bello. Porco. Questo è più grosso dell'altro. No, 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 no. Sì, sì. Come quell'altro. Bello, bello. Bello. Un po' più lungo, forse. Bello, un po' bello. Più lungo dell'altro. Coda mangiata, ecco perché tirava meno. Guardate le schiene. Bella. Con una bella beccata. I soliti uccellacci malefici. E ora se ne va. Va che va, va che va, va che va. Guarda le bestie. Della nostra NASA naturale. Bravo, bravo. Bravo. Tocca a te, dai. Proviamo a feeder. Prova a feeder. È già andato, guarda, è andato dove è il tuo, preciso, guarda. C'è l'appartamento, mi dice Gianfa, lì non ci si leva, ci deve essere proprio una pianta, diciamo il cavedano più intelligente va subito lì. Che si è rotto sotto la, sopra l'asola addirittura. Vabbè, si rifà la lenza. Casca un bagno di stivale. Eccolo. Eccolo qua. Mangiata quasi impercettibile. Poi con la 5 metri, ragazzi, si pesca che è uno spettacolo. Con la 5 metri è uno spettacolo. Quando va? Pesciottino più gestibile questo. Eccolo. Cacchio, appena ho cambiato strategia, Gianfra. Certo, è alleggerito di brutto, 0,30 da un grammo e mezzo. E poi anche giustamente vanno dove tiro bachi e vengono anche sotto. Io invece starei lanciare con questo vento. Starei pescando a feeder. Ora c'è problema. Sei comodo seduto? Che fiatata!
Ecco, la faccio. E come lo permette la schiena. Dopo la dirompe la Anna. Senza i brufen. Ah. Tac! Eccolo! Eccola! Un nelletto nel fiumetto. Che prima ho fatto una rima un po' diversa. Eccola! Via nella nassa naturale. Tac! Come sempre, vai! Via! Vai, allo 0.30, andiamo! Ragazzi, l'ho messo in fila. Questo è anche grosso. È un gran pesce questo. Madonna, ma è divertente la 5 metri. Troppo bella la 5 metri. Sono riuscito a strappare anche quei fili. Sono lo strappatore professionista. Lo strappatore. Sono lo strappatore. Questo è un bel pesce, credo. Ho visto prima, è venuto su. Sembra quello di prima, coi gobbone. Vado bello, questo è un po' più lungo. Il randello. Bello. Questo è più grosso, è più lungo degli altri. E poi è sano questo, va dalle pinne. Non c'ha le pinne mangiate. Oddio. Poi ho preso in puntina. Cosa che per fa il grande Roberto. Roberto Galigani. No. Come siamo? Andrea. Dai, vai. Guarda il pesce. Guarda e vomita. Vomita di bari. Li ho messi in fila. Vai, fammi andare a pescare anche a me. No, ma qua sono tutti di questo livello. Là c'era uno, forse la più bella. Era un po' più tozzo, questo è un po' più giovane forse. Questo va che va. Va che va e va di là sui sassi e ciao. Di là sul sasso, guardate, tac, è sul sasso. Vieni. Spettacolo. Bello. Che spettacolo.
Che spettacolo di pesca! 5 metri 0,30 finale del 10, a meno del 25, ed è un divertimento incredibile. Guarda il pesce, guarda il pesce. Mamma mia, guarda il pesce questo, puttana miseria, puttana miseria. Pesce preso in puntina. Non tanto pesa sto osso. Ragazzi, sto... non riesco a prenderla, non lo vedo. No, ha slamato, ma dai bestia, ma dai bestia. Questa è tanta roba, questo è uno spettacolo. Guarda il missile, vorrei già far rifare la lenzina. Sì, mi sono messo a fede, lo metto seduto. No, guarda, questo è un gran pesce. Bello. Guarda lo spettacolo, fai la lenzina. Sì. Che ti metti accanto lì seduto, a io sedere, ti pasturo e affassari. Devo stare a sedere, se non c'è. Sì, c'è il seggiolino naturale. Ma diavola, è la brufe. Allora, figliali tutti. E allora, ragazzi, c'è stata una pausa infinita. Davanti allo strappatore. Guardalo, guardalo bellino lì. Guarda, sta risalendo per andare nella casa, lo vedi? Guarda, 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 sta risalendo per andare là. Eccolo. Arrivano lì, tac. Io lì ne ho persi due. Guarda. C'è qualcosa. C'è qualcosa che affassari. C'è qualcosa che non va. Però dai, è segno che stanno rientrando sulla linea. Il pubblico fa tifo per te. Per il mio mal di schiena. Cazzata qua. Ero partito benissimo. Troppo. Io sono lo strappatore ufficiale. Sì. 5 pesci, anche a Fide. Anche a Fide. A Fide ho preso il cavedanone, secondo me. Secondo me il cavedanone, solita buca, via. Quindi 5 pesci, non ne ho tirato fuori uno. L'uno ha preso svariati. Un bel po'. Sì, poi si è messo bravo perché si è messo a pescare lo 0,30. Io ho continuato con il feeder e con il mio mal di schiena, poi ho messo anch'io 0,30 e si è fermato. Sono le giornate, sono queste. Maremma impestata ladra. Ciao ragazzi, va bene così. Va bene, io dai. Sono stato bene uguale, ho visto lui si è divertito. Io sono stato bene. Anch'io. La giornata era calda. Andiamo via. Se no poi. Okay. No, ciao. Ciao ragazzi, alla prossima, buona pesca!